Ciao a tutti, raga, Biondo Blog 2, giorno numero 19. Lo so, è già da un bel po' di tempo che non mi faccio sentire. E i miei due unici video sono stati quelli sui Mac. Sono stato un po' impegnato la metà del giorno. Ho tagliato i capelli. Va bene, niente di che. Comunque, oggi che cosa andremo a fare? Oggi è dedicato a tutti i possessori di iPhone. Oggi andremo ad utilizzare il nostro iPhone come mouse. Allora, prima di tutto dobbiamo andare, seguite passo per passo, nel App Store. Vediamo che se... ah, sta il wifi staccato. Andiamo sull'App Store. Vediamo un attimo. Wifi. Ok, ecco, scusate un attimo. Ok, andiamo nell'App Store. Comunque, nel frattempo che si carica, oggi è l'ultimo giorno che faccio vedere che ho quella intro. Cioè praticamente quella che ho utilizzato finora. E domani metterò la nuova, che è molto più bella e non è come quella che avevo presentato nel ringraziamento dicendo 4 iscritti. Cioè è sempre quella, però un po' diversa. Comunque, andiamo su cerca, scriviamo Jumi Mouse, se non sbaglio. Ok, andiamo a prendere quello gratuito, naturalmente. Poi lo scarichiamo. Poi, dopo averlo scaricato, andiamo su Google e scriviamo Jumi Mouse, ok. No, anzi, mettiamo solo Jumi, scusate. E Jumi. Se non sbaglio è questo, perché... No, 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 ho sbagliato. Jumi Mouse, allora. Dai. Control. Eccolo, questo. Poi ci sono gli altri programmi, allora noi ce lo andiamo a scaricare, facciamo download qui, disponibile solo per Windows XP, Vista e 7. Quindi abbiamo bisogno di questo programma sul PC, che andiamo ad aprire adesso, Jumi, che all'inizio ci chiederà la password e alcuni dati che solo su, ecco, così si presenta. Allora, noi andiamo ad aprire. Allora, noi adesso sull'iPhone abbiamo Jumi il mouse. Se vogliamo mettiamo una password e facciamo salva. Poi ci escono questi dati che dobbiamo andare ad inserire poi sull'iPhone. Ah, e poi dimenticavo, dobbiamo essere connessi con la stessa rete wifi sia per, cioè, PC e iPhone con la stessa rete wifi. Questa rete wifi. Poi tutte le impostazioni, salvataggi, cose. Andiamo su Jumi Mouse ad aprire. Un po', cioè, dobbiamo attendere un po'. Poi ci andrà a cercare il nostro computer. Allora, noi andiamo su questo più, cioè add. E poi le informazioni che ci escono qui, noi andiamo ad aggiungere qui e ci mettiamo il nome del nostro computer, la password, l'IP, l'Ethernet IP e la porta. Ok, a me già stanno inseriti, quindi no, non ne ho bisogno. E poi ci troverà il nostro computer.
cioè in questo caso Claudio Vaio, e sarà di verde. Verde vuol dire che si può fare. Ok, andiamo, premiamo, facciamo connect, attendiamo. E adesso, come per magia, ecco, guardate. È veramente. E possiamo visualizzare anche lo schermo, eh? Lo schermo del nostro computer lo possiamo visualizzare sull'iPhone. Ecco, cioè è proprio una bellissima cosa. Cioè, non sto usando niente, niente file, cioè, sono. E vabbè, cioè oggi vi ho presentato sto fatto che già da un bel po' volevo presentarvi, che è veramente una grandissima figheggiata. Ed ecco, adesso l'ho staccato, non lo ritocco. Per potervi visualizzare lo schermo sull'iPhone, dobbiamo semplicemente andare a premere qui, su questo schermetto. Vabbè. E per oggi è tutto, mi raccomando, non vi perdete domani il giorno 20, poi presenterò Windows 8, cioè più o meno ne parleremo in modo molto più approfondito. E mi raccomando, ok? Iscrivetevi e commentate. Ciao a tutti. Ciao.